Esci sempre! Senti papà, non mi rompere! Non pensi alle tue figlie! Ma pensaci tu qualche volta! Paolo! Andrea! Ciao! Come stai? Sai, Andrea, nei discorsi comuni ci sono tante metafore, citazioni sulla vita. Ti dico questa. È veramente bello battersi con persuasione. Abbracciare la vita con passione. Perdere con classe e vincere osando. Io sto pensando alle tue figlie. Ci penso io alle mie figlie. Tu piuttosto. Pensa a fare il padre. Io sto pensando. Lasciami stare. Perché il mondo appartiene a chi osa. Caro Andrea, vedi, anche per noi sacerdoti la vita è molto complicata. Anche se studiamo teologia, è vero, ma non è facile mettere in pratica quello che studiamo in seminario. Ma che cavolo stai dicendo? Io ho perso mia figlia. Ho perso Sara, la mia Sara. Capisci? Eh? Io ancora non riesco a farmene una ragione. E te? E te mi vieni a parlare di passione, di vita, di classe. Ho ancora davanti agli occhi il suo volto, il suo corpo all'obitorio. Ho perso mia figlia. Mia moglie! E poi tutta la vita di Sara. La sua vita complicata. I nostri litigi. E ora che non ho più nulla. Andrea, ascolta. No, ascolta tu! Qui sei fuori. Tu non comprendi la mia rabbia, il mio dolore. La morte di Sara ha sconvolto anche me, lo capisci? Ma io ti dico che devi essere forte, devi reagire. La vita che ci ha dato Dio la devi vivere. Devi combattere con tutta la tua forza, con tutto il tuo carattere. Ma ti ricordi, eh? Quando eravamo ragazzi, che grandi sogni avevamo. Tu vedevi la vita come un viaggio in paesi lontani. Come archeologo. Tu sei una grande persona. Io conosco un Andrea che sa come affrontare questo dolore. Dai, Don, vieni a casa a prendere un caffè. Andrea, metto della musica, che dici? Vai pure Paolo. Quanto zucchero, Paolo? 2, grazie. Thank you.
scusa, ma la musica è bella se la si ascolta ad alto volume. Allora ti gira tutto intorno e senti la potenza delle note. Senti, Don, prendi il tuo caffè e vattene. Fra un po' arriva mia sorella Clara. Non so come ringraziarti, Clara, per prenderti cura delle mie nipoti. Marta, Alice. Come mai non sono venute? Senti, Alice è uscita con le amiche e Marta è rimasta a casa con la governante. Domani è un compito in classe. Tu sai, vero, quanto ci tiene a fare bella figura? Lo so. E poi c'è da dire questo. Questa casa le ricorda troppo la mamma. Evitano di venirci almeno per ora. Posso immaginarlo. Anch'io sento la presenza costante di Sara in questa casa. Loro hanno perso una madre. Io una figlia, così. Dalla mattina alla sera. Capisci? Io ne esco tanto. Calmati. Calmati, Andrea, ascoltami. Tu devi riprenderti in mano la tua vita. Devi uscire, frequentare persone. Parla con Paolo. Vi conoscete da quando eravate bambini. Senz'altro avrà una soluzione anche per te. E saprà consigliarti al meglio. Poi le ragazze mi hanno detto se domenica prossima andiamo tutti in pizzeria. Che ne dici? Andiamo? Dici bene, Clara, sì. Sì, andiamo in pizzeria. Per quanto riguarda Paolo, lo vedo. Lo vedo spesso. Anche stasera da qui. Però, vabbè. Senti, Andrea, posso prendere quel tubino nero di Sara? Starebbe benissimo Alice. Sai, è una ragazza ormai. Anzi, una donna. Sta ore e ore in bagno. Si trucca. Si cambia gli abiti. Non si tiene più. Ascolta, secondo me c'è un ragazzo. Vai pure di là. È tutto come ha lasciato Sara. Io. Mi manca. Papà. Mi mancano tutte. Eccomi. Intanto prendo questo. Hai preso il tubino che dicevi? Quelli sono vecchiotti, non credo vanno bene per Alice. Signor Andrea? Sì, sono io, dottoressa Repetti. Sì, sono qui per quell'assicurazione che aveva stipulato sua figlia, di cui abbiamo parlato al telefono ieri. Non sapevo che mia figlia Sara avesse stipulato un'assicurazione sulla vita. Prego, si accomodi. Sa, dottoressa, è passato circa un mese da quando mia figlia Sara ha avuto un incidente e ha perso la vita. E mi manca. Ma papà, ti sbagli. Sono qui con voi adesso. Io non riesco a capire. Forse quel giorno si è distratta, forse è uscita fuori strada. No, papà. Oddio. Oddio, no, forse... Oddio, io... Mi sembra, ma non lo so. Ma è sicuro di dirmi tutto quanto?
C'è qualcos'altro lei non lo vuole dire. Ma che dici, dottoressa? Non c'è nient'altro, se non che mia figlia non c'è più. Ho capito quello che mi sta dicendo, che... Posso avere un bicchiere d'acqua? Per favore. Non riesco a respirare. Ho come un peso addosso. Sento dei rumori. Sento delle ombre. Mi scusi, forse è la pressione. Allora tu mi senti? Ma che peso? Sono io che ti sto addosso. Devi dirglielo che sono qui. Tu mi senti? Ma che le sta succedendo, dottoressa? Senta, ho un forte mal di testa. Ho la nebbia. Per favore, devo andare via. Ma che le succede, dottoressa? È diventata pallida. Dillo che mi senti. Guardi, non c'è niente. Mi sento male e basta. Per favore, la prossima volta vediamoci fuori. Ma perché, dottoressa? Questa situazione è strana. Strana? Lo dici a me che è strana? Io sono qui e non capisco perché. E lei non mi vuole parlare. Va bene, la chiamerò domani per fissare un nuovo appuntamento. Buonasera, Andrea. Buonasera, dottoressa. Io e lei dobbiamo parlare. Certo, sono qui apposta. L'altra sera l'ho vista molto turbata. Prego, si accomodi. Sta meglio oggi? Cosa le era successo? Ci ho pensato in questi due giorni. Senta, io non sono pazza. Ma a casa sua c'è qualcosa che mi dà i brividi. Non so come spiegarmi. Insomma, ho sentito una voce. Mi pare d'aver visto. Lo so, lo sembro una matta. Mi scusi se le dico questo, ma lei soffre di attacchi di panico? Ha delle allucinazioni? No, 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 non mi è mai successo. Però ho sentito una voce. Insomma, mi vuoi dire che ti è successo l'altra sera in casa mia? Non so come dirglielo. Ma l'altra sera, a casa sua, lei non era solo. Mi vengono i brividi solo a pensarci. Chi c'era in casa mia? Uno spirito? Un fantasma? Senti, Anna. Io ho perso mio figlio un mese fa e non ho voglia di sentire di fantasmi che tu vedi a casa mia. Un momento, Andrea. Basta! Voglio sapere perché sei scappata in quel modo da casa mia. Un momento, calma. Torniamo nel tuo appartamento e ti racconto cosa sento. Ok. Ok, andiamo. Non sono pazza. Allora, andiamo. Sì. Prego, Anna, accomodati. Ti preparo qualcosa. È venuta bene questa foto, Sara? Ma tu sei... Allora? Che c'è? Di nuovo? Andrea... Sara è qui. Qui? Io non la vedo. Ora non la vedo nemmeno io. Non lo so, è pazzesco. È la prima volta che mi succede in questo modo. Io non so cosa fare. Non so cosa dire. Devo andare da Don Pablo. Forse lui sa darmi una spiegazione. Papà, sono qui. Sono qui. Io...
lei è qui. Anna! Ma che sta succedendo? Anna! Sì. Glielo dica. Cosa sta facendo? È qui, ma... non riesco a capire cosa dice. Mi è difficile. Vorrei domandarle perché si trova qui. Sara! Sara, non so! Ma ti chiedo... ti chiedo cosa è successo. L'incidente. Tutto è accaduto in un attimo. La sera prima abbiamo litigato come al solito. Forse per colpa mia. Per questo mio carattere che ho. Ma ti vedevo triste. Eri sfuggente. Ma io sono tua madre. Poi, la notte ti ho visto quel tavolo di obitorio. Non ho avuto neanche il tempo di... è stato un attimo. Come è successo? Le tue figlie. Anna, io sto parlando. Ma è ancora qui. Sì, è ancora qui. Sì, è qui. È sconvolta. Ma ti ascolta. Ti ascolta. Oddio, cosa posso fare? Come posso aiutarvi? Ma tu devi capirla. Ma io non riesco a sentirla. Te lo giuro. Sara, Sara, guardami. Guardami. E dimmi dell'incidente. Che è stato? Io so che... che è caduta sotto il tir. L'impatto è stato così tremendo che è morta sul colpo. Sì, è vero, ma non ero distratta. Scappavo, scappavo! Mi hanno detto questo. Non riesco a sentirlo, Andrea, non ci riesco. Come non riesci? Non ci riesco. Oddio. Anna, per carità, devi capirla. Capisco, mi dispiace. Anna, aiutami, io devo capire. Devo capire cosa è successo, Anna, per favore. No, 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 mi sento svenire. Prego, io devo uscire. Devo uscire. Anna! Bisogno di te. Devo dirti delle cose, ma non so se capirai. Dimmi pure. Ci siamo sempre detti tutto, non ci sono segreti. Sì, ma oggi non so come iniziare. Lo so, la perdita di Sara ti ha sconvolto. Capisco se oggi ti trovi ad affrontare questa realtà. No, è Don. È difficile. No, Don, sei fuori. Sei fuori strada. Sì, Sara c'è in tutto ciò, ma... ma no, con calma. Ma che calma? Io devo dirti delle cose per me incomprensibili. Insomma, insomma... Sara è in casa mia, capisci? È normale che tu la senta vicino. Quando succedono questi fatti, i nostri cari ci rimangono dentro per tanto tempo. E poi... Sara se n'è andata così bruscamente che si fa fatica a fare a meno di lei. Anche io ci penso spesso, sai? Sì, ma le cose sono un po' diverse. Ma insomma, Andrea... che cosa succede? La dottoressa Repetti per me è stata una rivelazione. È venuta a parlarmi dell'assicurazione di Sara. A un certo punto, mentre parlava in casa mia, l'ho vista turbata. Si è alzata di scatto e è andata via. Il giorno dopo l'ho rivista. Dai, vieni a casa mia. Chiama anche la dottoressa Repetti. Senti, Andrea, io non volevo venire. Io non ne posso più di questa situazione. Non ci dormo la notte. Posso chiedere dove ha visto Sara? Ascolta, Don, la situazione è già difficile. Se poi tu ti metti a fare queste domande che non servono... Un momento. Sara è qui. Sara è qui?
Che ci fa Don Paolo qui? Che ci fa Don Paolo? Mi sta dicendo questo? Mi scusi, ma lei è una veggente? Una medium? Cosa fa? Vede i morti che escono dalle tenebre? Perché se è così... No, cerca di capire però. Ma tu credi a questi ciarlatani? Eh? Loro ti danno delle speranze. Ti fanno rivivere momenti che tu vuoi rivivere. Loro lo sanno. Ed è così che funziona. Io non sono una medium. Io non ho nessun potere. Quello che sta succedendo succede senza che io lo voglia. Sentite, io me ne vado. Non posso rimanere un minuto di più. Se tu vuoi farti del male, continua pure. Vi saluto. Ciao Andrea. Ci vediamo presto. Credo che sia la prima volta che siamo così vicini. Che non mi crede. Non era mai successo. Cosa non è successo? Ora la vedo. Cosa sta dicendo? Dimmi, Sara. Dimmi. Gli dava fastidio che gli mettessi le mani vicino al collo. Non lo sopportava. Ti dava per caso fastidio che qualcuno ti toccasse il collo? Di cosa stiamo parlando? Il collo? Sì. Sì, sì, sì. Quando qualcuno mi mette le braccia al collo mi dà fastidio. Ma è Sara che lo sta dicendo? Sì. È lì. Dove? Vicino a te. Sara! Amore mio, dove sei? Se solo potessi vederti. Mi manchi tanto. Ci sono sempre state divergenze tra noi, mai chiarite, mai risolte, mai affrontate. Ho lasciato che questo muro crescesse senza farci niente. Sara, cos'è successo? L'incidente? Ti sei distratta, eh? Tuo padre dice che la macchina, la tua macchina, è andata contro un tir. È stato Massimo! Massimo? Massimo? Massimo chi? Quell'uomo. Io conoscevo quell'uomo da tanto tempo. Mi faceva un sacco di complimenti. Poi ho sposato Peter. E la gravidanza, e il lavoro. E poi un giorno si è rifatto vivo. Massimo, che... Io mi ero appena lasciata con mio marito e così ha ricominciato a chiamarmi e mi riempiva di attenzioni, di lusinghe. Mi piaceva. Poi... inferno. Allora, che ha detto? Allora, mi sta raccontando di questo Massimo. Massimo era un suo amico, era stato accanto, soprattutto dopo il divorzio da suo marito. C'era una grande amicizia, ma poi, piano piano, si è trasformata in un inferno. Inferno? La molestà, dunque! Andrea! Sì? Il cellulare di Sara è qui! Sì... Credo sia in camera sua. No, non può. Non può. Mio padre non capirebbe. Aiutami. Sara, devi raccontare tutto a tuo padre. Eccolo, è questo il giornale di Sara. Ma non si accende. Non si accende. Fammi vedere. È spento, non si accende. Scarico. C'è bisogno del caricabatterie.
Sai dov'è? Sì, forse sì. Clara, mia sorella, lei sa dove è la borsa di Sara, la chiamo. Sara. Sara, dimmi, poi cos'è successo? Quell'uomo non mi dava pace. Mi tempestava di chiamate a qualsiasi ora del giorno e della notte. Io non rispondevo, mi negavo. Volevo interrompere quella relazione. Una sera, mentre tornavo al lavoro... Ha chiamato Clara, mi porterà il suo caricabatteria. E poi cosa ha detto? Cos'è successo? Andrea, aspetta. Sara, continua. Quella sera, rientrando da lavoro, l'ennesima telefonata. Quella sera ho risposto. Abbiamo discusso. Voleva vedermi. Poi ha cominciato a insultarmi. Mi ha minacciato. Anna, io devo sapere cosa sta dicendo. Ero fuori di me. Urlavo al telefono e piangevo. Lo imploravo di lasciarmi in pace, ma lui... Buonasera, ma questa urgenza, è anche successo qualcosa che io no, non so? Non è successo nulla, solo che voleva accendere il cellulare di Sara, ma era scarico. Ma che sta succedendo? Avete delle facce? Sì, ci scusi, ma sono successe delle cose. Andrea, te lo dici tu? No, non sarebbe il caso, lasciamo stare. Clara, ti ringrazio. Ma scusa Andrea, ma cosa voleva dire la signora? Potrei sapere cosa sta succedendo, ne ho diritto. Sì. Clara, non so come spiegartelo. Credo che Sara sia stata vittima di uno stalker. Sara vittima di uno stalker? Sì. Ma voi che ve l'ha detto? Clara. Sara. Mm. La mia Sara. Sì. È qui. È qui. Ma Sara è qui? Ma cosa stai dicendo? Zia Clara, sono qui, davanti a te. Sara, lascia che le spieghi io, eh? Sa, quando sono entrata qui la prima volta, in questa casa, la mia vita è cambiata. Sara è qui. Lei non la vede, non la sente, ma io sì. Non so come è successo, ma è così. Tu credi a queste cose? Senti, Clara, non ci credevo neanche io. Ma tu devi crederci. Poi sono successe delle cose che solo Sara poteva sapere, capisci? Comunque, o credi a Anna o vattene. Sì, è come dice Andrea. Tra l'altro, ci stava proprio raccontando prima che lei arrivasse cosa è successo quella sera. Guarda, ci sono tutte chiamate, messaggi di questo Massimo. Guarda. Laura, Matteo, Ellen. Ecco, Massimo, guarda, tutte no. Massimo. Allora, scrive. Ti aspetto. Ma chi è questo Massimo? Ti voglio. Stasera sarai nel metro. E ancora. Sento il tuo odore che mi inebria. Non ce la faccio, non riesco a leggere. Ma perché? Ma perché non sei convidata con me? Con Clara! Alla fine ho lanciato il telefono dentro la macchina. Ero esasperata, piangevo e urlavo. E poi mi sono abbassata per prendere il telefono e mi sono trovata il tir davanti. Oddio, papà. Avrei voluto combattere tante volte. Ci ho provato. Anche l'ultima volta che abbiamo discusso, ma... Una disgrazia. Voleva parlarti, ma... Non... Ma una cosa? Cosa? Perché? Non ci sono riuscita, non volevo che tu... Perché, Sara? Perché? Perché? Ma scusa, Andrea! Chiamalo! Sì, hai ragione. Chiamalo.
mi fai schifo.